Buongiorno, oggi vi do il buongiorno come in The Soup, Konami che, lo vedete, è lì, che sta andando a fare la sua pipì mattutina, lasciamolo in pace. Ah, la cacchina, ok, meglio, meglio. Comunque, buongiorno, guardate che raggio di sole oggi che ci colpisce. Stamattina, ragazzi, mi sono svegliata particolarmente energica e propositiva. Quindi spero di potervi passare queste vibes, anche perché dopo l'ultimo vlog, insomma, mi sono accorta che effettivamente sono stata un po' pesante. Se non lo so, non lo so comunque, perché poi io me li riguardo, capito? Mi risento quello che dico. Comunque, a parte ciò, oggi è una giornata full, full, full. Tant'è che ieri sera addirittura mi sono dovuta scrivere una lista sulle note del telefono e spero di riuscire a fare tutto. Ecco che torna Mr. Principino. Ciao, Mister Principino! Vieni qua. Ciao! Hai fatto tutto quello che dovevi fare al bagnetto? Fa freddino, amore. Chiudiamo qua, magari. Credo che stia scendendo anche la gnomis delle gnomis. Oh, ma buongiorno! Non gliene frega niente. Buongiorno! Ma mi può fregare di meno a Lacy, giustamente. Lei se ne va per i fatti suoi. Quando dico che questo è un appiccicoso, come tutti i maschietti, e Lacy invece va spedita fuori, se ne va. Guardate che bel cielo che c'è oggi. Oggi è sabato, quindi stamattina mi sono pesata, ho perso un altro chilo. E quindi mi posso concedere questa tortina che ho fatto ieri. Che in realtà è molto semplice perché c'è solo eritritolo, farina, uova, yogurt e ovviamente lievito. Quindi è super soffice, ma super buona. E soprattutto, cioè, se vi piacciono gli agrumi, mettete lo yogurt, quello magro, bianco, normale, insieme a scorza di arancia e di limone. Mamma mia! Quindi stamattina faccio colazione con questo, anche perché non ho lo yogurt. Infatti un'altra delle cose della mia lista è andare a comprare lo yogurt. Cioè, letteralmente, nel frigo c'è poco e niente. Ci sarebbe questo come yogurt, che tra l'altro è buonissimo. Se lo trovate, provatelo. Però, no. No, 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 no. Quindi devo anche ripassare a fare una spesina. Vediamo se riesco a incastrare anche questo oggi. Tra l'altro, ieri mi sono piastrata i capelli. Non capisco perché continuino ad impicciarsi qua sotto. Mai successo da quando ho messo le extension. Adesso c'è questo problema del cavolo. Super fastidioso, ma detto ciò, partiamo con la lista di oggi. Prelevare i soldi. Finire il try on haul di Shein, che sarà veramente lungo. Spedire dei pacchi, tra cui anche il reso di Shein. Imballare appunto il pacco di Shein, che dovrebbe essere prima di spedire pacchi, ma vabbè. Poi mettere su Vinted delle bambole delle Winx, perché devo ancora metterle. Vloggare, lo sto facendo adesso. Comprare lo yogurt. Sembrano poche cose, ma in realtà piena. E sono le 9:20. In teoria mi avrò messa la sveglia alle 9:30, ma mi sono svegliata anche prima, quindi meglio. Quindi ora finisco di bere il mio latte e poi iniziamo con tutti questi giri bellissimi. Sto per avere una crisi esistenziale perché non so bene se mettermi giacchettino o se uscire a maniche corte. Sono un attimo, non lo so, sono 10 minuti che faccio avanti e indietro da davanti alla finestra. Comunque, nel mentre vi faccio vedere l'outfit, che ovviamente indovinate il colore nei commenti. Bravi, nero. Parola d'ordine, nero e comfy, quindi magliettina nera, questa qui è di Primark, tipo proprio super basic. Pantalone della tuta, questo qui è di Shein, però l'ho preso credo l'anno scorso e infatti è tipo gigante, l'ho dovuto mettere qua praticamente. Infatti vedete come casca super super largo. E ci ho messo questo stivaletto un po' combat di Asos. Detto ciò, pronta. Allora, soldi ritirati, quindi prima cosa fatta. Pacchetto portato a spedire. Occhiale sporco fatto, quindi magari lo puliamo. Stamattina mi sono svegliata e c'ho questa cosa qui. Quindi probabilmente mi sta per uscire un brufolinos, ma vabbè. Poi mi fa non male, però mi dà fastidio quando premo su questa parte del tatuaggio che sono andata a laserare l'altro giorno. 3 giorni. In realtà credevo che mi sarebbe uscito qualcosa, sapete? Invece niente. Come ha detto il dottore, è andato tutto bene. E io vedo alcune parti molto schiarite in realtà, eh. Dopo vi faccio dare un occhio. Anzi, no, dopo è morto perché poi io mi scordo, quindi vi faccio vedere adesso. Vediamo se si vede. Tipo, vedete sulla N di Open anche le squame di questa manina qui celeste. Ovviamente è tutto molto impercettibile, perché sono ancora le prime sedute, però questo qui si è allargato un sacco, ad esempio, come se appunto il colore fosse
fosse scoppiato. Detto ciò, adesso sono da Mauris e poi passerò anche al supermercato a prendere lo yogurt, anche se spero di riuscire ad andare insieme a mia madre pomeriggio a fare la spesa, quella un po' più grande, però intanto prendo lo yogurt, almeno sono sicura che ce l'ho, anche perché stasera, non ve l'ho detto ancora, stasera devo uscire con Giulia e Federica. Non l'avete mai vista Federica qui su YouTube, quindi nuova entry in questo canale, la Fede Chicca. Vogliamo andare al cinema a vedere La scuola cattolica, che parla di tutto la strage del Circeo. Io sono super appassionata di questi casi, quindi mi fa piacere. Poi, cioè, oddio, mi fa piacere, mi dispiace per il fatto che è successo, però mi piace, mi incuriosisce, no? Sapere più cose riguardo a questi casi, quindi soprattutto appunto io e questa mia amica Federica siamo super appassionate, e ovviamente la Giulia viene con noi, quindi ci facciamo una cena molto light, leggera, e poi andiamo al cinema. Tutto ciò, devo anche rispettare questi orari qui, non so che ora verrà Giulia a casa mia, quindi sì, ho anche questo piccolo limite di tempo. Appena avuto un episodio di di zoom out in cassa mentre pagavo. Ogni tanto mi assento, no? Mi metto a pensare, oppure stavo vedendo che uno stava entrando senza mascherina, quindi me lo guardavo, facevo ah? La ragazza in cassa, vuoi una busta? Vuoi una busta? Vi giuro, oh mio Dio, ma perché? Non potevo essere una persona normale. E in più vi volevo spiegare che cosa devo andare a fare settimana prossima. Cioè, voi vedrete questo video sicuramente nei giorni in cui io sarò in convalescenza, chiamiamola così, quindi quando avrò già fatto tutto e quindi sarò più tranquilla. Ve lo potrò dire, però è l'Ilaria del passato che vi parla. E credo anche che questo sarà uno degli ultimi vlog, perché poi appunto mentre sarò lì a fare questa cosa vi riprenderò tutto quanto. Però uno degli ultimi video con gli occhiali. A inizio anno più o meno vi avevo già accennato che stavo sentendo per l'operazione laser, per la correzione della miopia, tutte queste cose qui, astigmatismo eccetera. Ho trovato questo centro di cui mi fido al 110%, perché ci sono state già persone che conosco, ci sono tutte cose positive, anche perché insomma è un'operazione agli occhi, quindi non è che proprio ci vado a cuor leggero. E questo è anche uno dei pensieri che io ho avuto in questi mesi e che magari non vi potevo dire perché sono molto scaramantica nell'ultimo periodo specialmente, e quindi ho detto non dico niente a nessuno, lo sanno pochissime persone. Qui sui social vi ho detto vorrei farlo, siamo vicini al periodo, ma non vi ho mai detto né il giorno né quando è. Quindi insomma, quando vedrete questo video avrò già fatto tutto. Spero che stia andando tutto bene, insomma. Però devo fare questa operazione. In realtà ho prenotato un sacco di mesi fa, poi nel video vi spiegherò tutto quanto bene, ma io ho prenotato circa ad aprile per operarmi a metà ottobre. Questo vi fa capire anche la quantità di gente che si fa questo tipo di operazione in questa clinica, che ovviamente poi vi dirò qual è, come mi sono trovata eccetera eccetera. Mi accompagnerà Giulia, anche perché non è qui a Roma ma dobbiamo arrivare in Toscana, precisamente a Poggi Bonsi. Andiamo in macchina, per fortuna che la Giulia ha preso la patente, almeno all'andata porto io, al ritorno porta lei, andiamo con la mia macchina. In realtà mi hanno detto che potrei già guidare dopo l'operazione, e quindi sì, è veramente una cosa molto easy. Quando l'ho spiegata ai miei non riuscivano a comprendere il fatto che tu ti operassi e letteralmente già 20-30 minuti dopo ci vedi con i tuoi occhi, ok? Quindi puoi guidare il giorno dopo, ti porti gli occhiali da sole, perché loro ti dicono portati questi occhiali da sole. Quindi boh, staremo a vedere come mi sentirò, se ce la farò, se no faremo cambio, insomma staremo a vedere. Però l'operazione in sé è veramente facilissima, e quindi sono preoccupata ma allo stesso tempo emozionata di fare questa cosa. L'unica cosa che mi preoccupa, giuro, non è né sentire il dolore né niente, perché in realtà mi dovrebbero mettere quelle goccette, e poi veramente è una cosa molto veloce per potermi togliere sta crocco. Cioè veramente ci stavo anche 7 minuti con gli occhi spalancati, però dovrebbe essere un minuto e un minuto. L'unica cosa che mi preoccupa è quel gancio che ti mettono per tenere gli occhi aperto. Paradossalmente voi dite cioè è una cavolata, nel senso ti stanno lacerando la cornea e tu ti preoccupi del gancettino che ti tiene l'occhio aperto. Sì, perché è tipo l'arancia meccanica, avete presente? Quindi non lo so, mi ha sempre fatto senso quella cosa lì. Tutto l'excitement copre la parte diciamo ansiosa del mio essere, quindi sì, è più il fatto che non vedo l'ora, letteralmente non vedo l'ora di vedere con i miei occhi. Cioè ragazzi, non so se intendo, ma io se sto così, cioè io vedo tutto sfocato. Per me è assurdo pensare di poter vedere con i miei occhi. Non lo so, non vedo l'ora, sono
sono troppo felice. Comunque alla fine dovevo andare da Maurice a prendere, vabbè, ma come dico, fa cose per noi donnine, dovevo prendere i salva slip. Alla fine ho preso anche i cotton fioc che mi servono per pulire gli orecchini e ogni volta mi scordo. Cioè in realtà volevo andare da Primark a prendere quelli con la puntina, però cioè posso andare da Primark solo per prendere i cotton fioc? No. E poi ho preso queste da tenermi in borsa, perché io dovete sapere che vado sempre in giro con gli zainetti, perché sono una persona che appunto è estremamente ansiosa di non avere quello che le serve quando è fuori. Quindi io nel mio zainetto ho letteralmente il mondo, e ho questa pochettina, tra l'altro bellissima, di Hogwarts, che ho preso da Primark, con tutte le cose da bagno, vedete, le assorbentini, fazzoletti, salviettine biodegradabili, gettabili nel water, insomma. E quindi ho detto, mi tengo anche la carta igienica umidificata, che non si sa mai, cioè letteralmente non si sa mai. Quindi nel mio zaino c'è di tutto, in realtà ci sono ancora anche queste, poi c'è la sacchetta dei medicinali, vi giuro, l'organizzazione. Comunque, ho preso queste cose, poi sono andata al supermarket e mi sono presa l'insalata, le gallette e due dei miei yogurt solidi. Adesso torno a casa e mi metto senz'altro a registrare le clip per il video di Shane. Try on all, appena finito di registrare, qui c'è la reflex, qui c'è il pacchetto che ho appena finito di richiudere. Che fatica, ragazzi, cioè io poi non sono proprio abituata in termini di cose da fare, di fare appunto questi try on all, quindi ogni volta mi impicco, ci metto le ore, tant'è che non so che ore si siano fatte nel mentre. Luna e mezza, infatti mi sa che adesso ci andiamo a preparare il pranzo. Guardate i capelli che mi sono venuti. Allora, GF, insalata, pomodori, cetrioli, questo qua è il mio tacchino 60 grammi, olive e gallette. Mentre finivo di pranzare mi sono vista questo video della Slim Dogs, io li adoro, e i loro video come beep hanno fatto sono pazzeschi, se siete appassionati di cinema, super consigliati anche loro. Ascoltando ovviamente le mie persone preferite sulla faccia della terra, sto facendo le foto a tutte le bamboline delle Winx. Queste sono quelle che ho fotografato finora, queste sono quelle che mi mancano, più tutte queste. Silly, vero, come cosa divertente. Ci metterò circa una vita e mezza, contando che sono le 3:20 e comunque questa è l'ultima cosa della mia lista per oggi. Direi che è andata bene, ragazzi, è andata bene. In più non ho ben capito se stasera usciamo o meno, come vi avevo detto prima. In ogni caso, se non vado al cinema con la Fede e Julie, ci vado da sola, cioè ve lo dico, ci vado da sola. E invece di vedermi quello, magari mi vado a vedere Venom, che è una di quelle cose nerd che io faccio da sola, ovviamente, perché nessuno mi accompagna. Ciao, se qualcuno vuole essere una mia amica nerd, siete ben accetti, aperte le candidature. Anche se ci vado molto prevenuta, perché hanno detto tutti che fa schifissimo. Il primo in realtà non è che mi avesse confinferata più di tanto, però neanche lasciata proprio stavolta, non lo so. Allora, sono pronta per andare al cinema, devo documentare questa cosa perché è la prima volta in cui rimetto il cappotto. Mamma mia, ragazzi, ma quanto è bello, quanto vi fa sentire cozy avere un cappotto. Sotto mi sono tenuta la tutina, quella che insomma che mi metto per casa, perché chi la vede con tutto sto cappotto, guardate, potrei avere qualsiasi cosa qua sotto, letteralmente. Troppo bello questo set, anche il colore. Non lo direste mai che ha riaperto il cinema, guardate che Luna tra l'altro ha riaperto il cinema oggi, cioè queste macchine, così tante macchine non le vedevo da un po' di tempo. Ma alla fine sono venuta da sola a vedere Venom, e sono venuta un po' prima a prendere il biglietto perché non so perché non funziona l'applicazione online, e quindi visto che ho detto no, sicuramente sarà pieno di gente, fammi andare, c'è una luce decente, fammi andare prima, almeno ne prendo uno sopra cercando di stare lontano da tutti, che da quello che ho capito adesso hanno riaperto a capienza massima, quindi cioè io vicino potrei avere qualcuno, cioè non ero pronta prima del COVID a questo contatto umano, figuratevi adesso. Niente, risalgo in macchina, aspetto sta mezz'ora, 40 minuti. Veloce, sicuro. Scarica l'app su Google Play e App Store e godi. Sono appena uscita dalla sala, non so come mettermi con la luce. Forse se accendo questa, troppo gialla, fa schifo. Ok, lasciamola così. Comunque, sono appena uscita dalla sala, capelli gonfi a parte. Ecco, mi devo mettere con la luce il telefono così. Io non è che mi lamento sempre, cioè, lo sapete che sono abbastanza obiettiva. Non è colpa mia se ultimamente tutti i film fanno cagare. Cioè, c'è qualcosa, secondo me, di fondo che è sbagliato. Perché proprio non ti raccontano il nulla cosmico. Cioè, questo Venom era necessario, questo Venom 2... No, cioè paradossalmente vale più la scena post credit che tutto il resto. Vi dico solo che tipo 5 o 6 volte ho rischiato di abbioccarmi un attimo. Tra l'altro,
oltre al film di merda, passatemi il termine francese, oh, sto telefono magari si tiene così, si sono presi il mio posto. Praticamente quando sono andata a sedermi c'era una combriccola di ragazzetti, io ho detto guardate, in teoria sarebbe il mio posto, però vabbè, se non viene nessuno intanto mi metto qua. Il problema è che non avevo realizzato che fossero i posti centrali per chi ha la sedia a rotelle con l'annesso a compagno. Ho detto però magari non viene nessuno e invece dopo un po' mi sento tic tic tic, scusi, questi credo siano i nostri posti, oddio scusatemi, mi hanno preso i loro, vabbè, mi sono messa a spiegare tutta la storia e quindi ho riscalato ancora tutto ciò nell'ultima fila, cioè mi sono fatta tutta l'ultima fila, gli ultimi tre laterali, non so se siete presente nelle sale, e non c'era nessuno. Ho detto guardate se sculo alla grande, sono stata con l'ansia finché non è iniziato il film, perché ho detto guarda se mi arriva qualcuno e mi fa scusi, questi sono i nostri tre posti in realtà, e dico oddio adesso dove mi vado a mettere. Ero pronta ad alzarmi ed andarmene proprio dalla sala, però a un certo punto ho detto vabbè, prima o poi inizierà il film, prima o poi inizierà il film, anzi alla fine è iniziato, sono rimasta in quei tre posti da sola e la sala raga piena, cioè gli unici tre posti liberi li ho beccati io, ti prego, grazie il Signore, ti sia ringraziato il cielo. Quindi mi sono vista il film in pace, però veramente ragazzi di un'inutilità assurda. Poi il personaggio di Venom è proprio un dito in quel posto dove non batte il sole, che voi non avete idea, cioè se io ce l'avessi in testa 24 ore su 24 penso sarebbe finita male male male, ma poi dice delle cose, cioè due o tre battute ok, cioè ti dico a una ho anche riso, ma a un certo punto diventa pesante, cioè a un certo punto c'è una scena verso la fine dove sbotta e dice una parolaccia così che non c'entra nulla, cioè senza contesto, tant'è che cioè non ha riso nessuno, ho sentito proprio il gelo nella sala. Chi è questo regista? Chi è? Voglio conoscerlo perché vi giuro non è possibile. Comunque fatto sta che prima che iniziasse il film ho visto il trailer, film sempre della Marvel se non sbaglio, che dovrebbe uscire a breve. Ora lo cerco perché Morbius si chiama credo, quello con Jared Leto, non mi ricordo se è Morbius, sì, scusate, esce nel 2022, che appena l'ho visto, queste sono tutte recensioni a caldo ovviamente, appena l'ho visto ragazzi mi ha ricordato quello degli X-Men, perché io purtroppo non sono una grande fan della Marvel e di tutti i supereroi cose, però non sono tipo da fumetti, quindi non li ho mai letti, non so chi sia il personaggio di Morbius effettivamente, però fatto sta che appunto questo film, il personaggio con Jared Leto, e mi ha ricordato l'alieno, quello che si teletrasporta degli X-Men. Guardate sta faccia e ditemi se non sembra tipo un pipistrello, però non credo siano correlate le due cose. Ok, no, infatti Morbius è un vampiro, non c'entra niente, cavolata, quindi è solo il colore praticamente, mi ha ricordato tutta questa cosa. Come si chiamava quello degli X-Men che stava lì nella chiesa? Oddio, quanto mi piace quel personaggio. Ecco le mie ricerche, X-Men alieno teletrasporto. Nightcrawler, oddio che bello. Se mi chiedessero che personaggio vuoi truccare, penso direi lui, cioè mi fa letteralmente impazzire. Vedete, vabbè, questa è la sua versione giovane. Tra l'altro io adoro gli X-Men, mamma mia, mamma mia. E questa invece è la versione dei primi X-Men. Io che mi ero gasata per nulla, vabbè. Detto ciò, adesso me ne torno a casa, anche perché appunto sono le 11. Vorrei riuscire ad editare questo vlog, anche perché questo è stato il mio ultimo cinema, ragazzi, il mio ultimo cinema con gli occhiali. Cioè, me ne sono resa conto mentre quando mi sono seduta, mi stavo pulendo gli occhiali. Ho detto oddio, questo è l'ultimo film al cinema, che o probabilmente l'ultimo film in generale prima dell'operazione, perché poi non penso di avere tempo domani che devo fare un sacco di cose. L'ultimo film con gli occhiali, che strana ragazzi, che poi sapete anche quando mi metto le lenti, col fatto che gli occhiali ce li ho sempre, quando mi metto le lenti continuo a fare questa cosa di alzarli oppure di sistemare l'asticella anche quando non ce l'ho. Sapete come quando dicono, quando vi tagliano, no? Un arto, che dicono che la persona sente come l'arto fantasma, no? Che comunque non c'è, però è come se lo percepisse ancora. Un po' quella cosa lì, no? Quindi penso ci metterò un pochino. Poi adesso sono due settimane che in realtà non porto le lenti, perché prima dell'operazione mi hanno mandato ovviamente una lista di cose da fare, e tra cui c'era scritto almeno una settimana prima stoppare l'uso di lenti. Però vabbè, io non le porto tutti i giorni, quindi non fa niente. E poi non potrò truccarmi dopo l'operazione per credo almeno un mese, non lo so, tre settimane. Mi sto portando avanti e sto registrando ovviamente un po' di cose. Mamma mia ragazzi, voi non potete
Voi non potete capire quante cose ho da raccontarvi. Cioè, quante cose ho da raccontarvi. Io spero questa settimana in cui voi state vedendo questo video, appunto dove mi sarò già operata, eccetera, eccetera, spero di potervi dire anche un'altra cosa, perché mi sta proprio lacerando dentro. Cioè, io vivo questa cosa dei social e di condividere le cose con voi, ovviamente sempre al 100%, perché non posso immaginare la mia vita senza condividere le cose con voi. Cioè, perché è una vita che lo faccio e quindi mi sembrerebbe strano non farlo. E questi giorni appunto mi sto lacerando dentro, non potendovi dire cose. Adesso appunto ve ne ho buttata lì una, che appunto è questa di cui abbiamo parlato oggi, però c'è troppa carne al fuoco. E poi quando vi potrò spiegare, vi spiegherò. Lo so, è bruttissimo e mi odio. Non lo fai neanche apposta. Cioè, voi non sapete quante volte io faccio le stories, comincio, parlo e poi metto in mezzo anche queste cose che non vi posso dire, perché sostanzialmente non dipendono da me. Cioè, dipendono da me fino a un certo punto. E poi devo cancellare le storie perché dico, no, aspetta, però non lo posso dire questo, perché è un dettaglio che poi riporta a questo. Tutte cose. Quando voi saprete, probabilmente ricollegherete qualcosa, ma fino a quel momento io impazzirò, impazzirò. In realtà, guardate, mi sono vissuta 2 settimane a questa parte male, non riuscivo a dormire, avevo costantemente l'ansia, infatti vi dicevo anche la cosa dell'occhio, ed ero preoccupata anche per quello, perché dico, ma mi devo operare, e c'ho l'occhio che traballa. Si può fare sta vita, cioè non si può fare sta vita, è assurdo. Vabbè, detto ciò, è un quarto d'ora che vi parlo, quindi direi che è ora. Che ora che mi muovo, mi do una sbrigata, torno a casa. E fu così che Ilaria tornò a casa e si scordò ovviamente di registrare l'ultima parte del vlog. Infatti io sono qui che sto editando il video il giorno dopo. Il brufolo, come vedete, alla fine è esploso, quindi è qui, me lo porterò presso. Quindi niente, questo era per concludere il vlog che avete appena visto. Spero vi sia piaciuto, spero non mi odierete e che presto appunto capirete. Nel mentre io vi saluto, vi mando un grosso bacio, grazie per essere stati con me anche in questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!